Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Cari amici, può sembrare strano, ma attraverso l'osservazione di un fiore si può capire come non ci si debba meravigliare delle immagini tradizionali che la dottrina cattolica nei secoli ha offerto sull'aldilà, sul paradiso, sull'inferno e sul purgatorio. Ma non solo la dottrina ufficiale, anche e soprattutto le visioni di molti santi. A proposito dell'inferno, pensiamo a quella molto celebre raccontata dai pastorelli di Fatima. Molti oggi, e non solo teologi, storcono il naso nel leggere certe cose e le etichettano come espressioni infantili, eccessivamente terrorizzanti se si tratta dell'inferno o anche del purgatorio, e secondo loro teologicamente inattendibili e scorrette. E invece, se ci si riflette, questo tipo di visioni sono non solo attendibili, ma anche teologicamente corrette. Vediamo perché. Prima di tutto il modo cattolico di concepire il mondo ultraterreno deve essere nella prospettiva dell'analogia. Certamente non si può concepire questo mondo in maniera totalmente univoca, ovvero pensandolo come una semplice prosecuzione di questa vita. È l'errore, per esempio, che fa l'Islam, che concepisce il paradiso come un'amplificazione dei piaceri di questa vita. Ma il mondo ultraterreno non può essere concepito nemmeno in maniera totalmente equivoca, cioè come un qualcosa di totalmente altro. Questo errore, invece, lo commettono le religioni orientali, in particolar modo il buddismo, dove il nirvana viene non pensato e non detto, perché sarebbe solo vuoto, sarebbe solo un vuoto. E sarebbe vuoto in quanto implicherebbe una spersonalizzazione totale dell'uomo e quindi il dissolvimento del soggetto che dovrebbe esperirne uno stato e una condizione. L'analogia cattolica invece si pone in una prospettiva intermedia. L'aldilà non è né una semplice continuazione di questa vita né un qualcosa di totalmente diverso da questa vita. Ovviamente in tutto questo c'è anche una logica ben precisa. La resurrezione dei corpi implica che l'aldilà non sia solo uno stato dell'anima, ma anche un luogo, tra virgolette. Chiaramente qui dobbiamo lavorare per analogia, ma dobbiamo dire che è un luogo. Certo, è corretto sottolineare che la beatitudine del paradiso, così come la sofferenza nell'inferno, riguardino soprattutto la dimensione spirituale, per esempio la beatitudine sostanziale per il paradiso e la pena del danno per l'inferno, ma ciò non toglie che siano presenti anche una beatitudine, tra virgolette, sensibile, la cosiddetta beatitudine accidentale, ed una sofferenza altrettanto, tra virgolette, sensibile come la pena del senso. Detto questo, rimane ancora insoluto il riferimento al fiore dal quale siamo partiti. Che vuol dire che anche osservando un fiore si possono capire le caratteristiche del mondo ultraterreno? Rispondiamo ponendo un'altra domanda. Perché un fiore è bello? Botanicamente si può rispondere perché deve attirare le api per l'impollinazione. Ma davvero basta una risposta di questo tipo? E si potrebbe aggiungere anche un'altra domanda. Perché l'intera natura è bella? La risposta sta nel fatto che Dio, che è somma bellezza, creando, ha impresso il suo splendore, e questo splendore non solo è manifesto, ma mediatamente, cioè come mezzo, deve ricondurre alla somma bellezza di Dio stesso. In questo anche un filosofo pagano, ma grande come Platone, ci può insegnare molto. Per diametrum, dicevano i latini, cioè viceversa, quando ci si allontana da Dio, la bellezza si disperde e subentra la bruttezza in tutte le sue declinazioni. Bello e brutto non sono categorie astratte, ma elementi tangibili che pedagogicamente devono vincolare perché l'uomo è stato voluto da Dio non solo come spirito, ma anche come corpo. Tali categorie, metafisicamente fondate, per la bruttezza e indirettamente per rimozione, non si dissolveranno mai, ma subiranno una totale sublimazione. Ecco perché il paradiso non solo è il luogo della gioia totale, ma anche della bellezza totale. Così l'inferno non solo è il luogo della sofferenza totale, ma anche della bruttezza totale.
totale. Bene, cari amici, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.